presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato presso gli uffici del Consiglio regionale a Reggio Calabria l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. La Ionio Tirreno chiuderà per quasi 2 anni a partire da gennaio 2024 a causa di importanti interventi di sicurezza. Sono state stabilite le date dei lavori di manutenzione. Catanzaro, corruzione nelle aule di giustizia. Petrini promise di intervenire. Le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la condanna per il giudice. La giovane madre di Roccella Ionica, che rivendica il diritto di stare con sua figlia, il suo appello è stato accolto e stato supportato dal garante Antonio Marziale, che ha seguito da vicino la sua storia. Si è concluso a Siderno il progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile Crescere in Calabria. Presso la Biblioteca Comunale di Caulonia Marina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Caulonia Tarantella Festival 2023. Ben sintonizzati sul nostro notiziario della giornata, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato presso gli uffici del Consiglio regionale a Reggio Calabria l'amministratore delegato della società Stretto di Messina. Parliamo di Pietro Ciucci, un servizio di Maria Antonietta Reale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato presso gli uffici del Consiglio regionale a Reggio Calabria l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Durante la riunione, alla quale hanno preso parte anche Paolo Brunetti, sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, Carmelo Versace, sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, membro del Consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto, e Claudio Moroni, direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, sono state tracciate le linee guida per la realizzazione dell'opera e sono state gettate le basi per un rapporto di positiva e costante collaborazione tra la società Ponte sullo Stretto, la Regione e gli enti locali per i prossimi mesi e i prossimi anni. Il ponte sullo Stretto rappresenta una grande opportunità per la Calabria, per il Mezzogiorno, ma soprattutto per l'intero paese, ha affermato il presidente Roberto Occhiuto. Collegherà 2 regioni che insieme fanno quasi 7 milioni di abitanti, diventerà conveniente portare l'alta velocità ferroviaria in Calabria e in Sicilia e tante imprese decideranno di investire nei nostri territori portando occupazione e opportunità di sviluppo. Una grande opera come quella che ci accingiamo a realizzare, ha continuato Occhiuto, avrà una ricaduta positiva sull'intera comunità calabrese, con la valorizzazione dei porti, degli aeroporti, delle realtà turistiche e imprenditoriali della nostra regione. Il ponte sarà un incredibile attrattore di investimenti, ciò di cui abbiamo bisogno per far ripartire i nostri territori e per giocare da protagonisti la partita che l'Italia condurrà nei prossimi anni sul Mediterraneo, area sempre più strategica nello scacchiere internazionale. La Ionio Tirrena chiuderà per quasi 2 anni a partire da gennaio 2024 a causa di importanti interventi di sicurezza e sono state anche stabilite le date dei lavori di manutenzione. Un servizio di Giuseppe Mazzaferro. Dopo la nostra domanda al presidente della Regione Roberto Occhiuto ieri a Locri, si è scatenato un putiferio sulla chiusura della Ionio Tirreno che il presidente ha ufficializzato nella data del gennaio 2024. Per circa 20 mesi, almeno questi sono i dati ufficiali, la galleria della Limina avrà bisogno di lavori urgenti di ristrutturazione anche strutturali che non consentiranno il transito. Insomma, un fulmine, non diremo al ciel sereno perché qualcosa ci si aspettava naturalmente, ma un fulmine più lungo del previsto. 2 anni sono lunghi per gli imprenditori del turismo e dei servizi. Ormai Ionio Tirreno sono un'unica realtà collegata solo da questa strada. Diversi sono i problemi che si sono posti all'ordine del giorno e che i primi cittadini hanno attenzionato facendosi portavoce delle istanze. Abbiamo sentito il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Vincenzo Maisano. Oggi non si può fare a meno di un'infrastruttura che collega tra la Tirrenica e la Locride, ma la Ionica tutta, ma soprattutto un'arteria di collegamento che ha cacciato dall'isolamento i 42 comuni rispetto a punti nevralgici della nostra regione, come possono essere Reggio Calabria, come possono essere Catanzaro, ma anche altre, ad esempio gli ospedali o gli aeroporti regionali.
E quindi è un problema che dovremo affrontare, già il tavolo di concertazione di lavoro con la Regione Calabria, con l'ANAS è avviato. Ovviamente come sindaci della Locride siamo preoccupatissimi, soprattutto perché dobbiamo tutelare gli interessi di questa terra, dei nostri concittadini e anche degli operatori economici che ormai attraverso questa arteria hanno creato uno sviluppo non importante, sviluppo che non è solo economico ma anche sociale. Lo vogliamo salvaguardare, lo vogliamo tutelare. Certamente le aspettative, cioè di chiusura per 20 mesi o 14 mesi, sono davvero traumatici. Vediamo come poter fare, soprattutto con l'ANAS, di trovare un punto di incontro che comunque deve anche comunque tenere conto dei problemi strutturali e della sicurezza che viene prima di tutto e che sono sicuro che anche i nostri concittadini vogliono tutelarci. Questo ci deve però far riflettere su un discorso chiaro e molto più comprensivo, e cioè quella della viabilità. Siamo un territorio come Locride che sconta un gap non indifferente sulla viabilità e che dobbiamo cercare di colmare in tutti i modi, e col PNRR, attraverso anche l'interessamento della Regione Calabria e del Governo nazionale, dobbiamo cercare di creare delle arterie anche trasversali, ulteriori alternative a quella della Ionio Tirreno. Il pensiero va alla Bagnara e Bovalino, ma non solo, anche ad una sistemazione di tutta l'arteria della 106, che è immancabile ed è con questo caso indifferibile per il nostro territorio. Il problema della chiusura della Ionio Tirreno per circa 2 anni non è solo economico, ma anche sanitario. Lo ha messo ben in evidenza il direttore generale dell'ASP 5 di Reggio Calabria, la dottoressa Di Furia, che ha evidenziato come per garantire gli spostamenti, se non ci sarà un transito sanitario, bisognerà fare levare in volo, e non lo ha detto solo per battuta, gli elicotteri. Speriamo che veramente ci diano la possibilità di avere un corridoio di natura sanitaria in cui far passare le ambulanze, cosa fondamentale per i cittadini, e i professionisti, quindi limitata a un corridoio sanitario dedicato. Ci hanno promesso che ci provano, noi lo auspichiamo. Diversamente è veramente, veramente un problema. L'altra cosa che ci rimane in difficoltà è usare gli elicotteri. Altro non abbiamo, ma voi capite che non possiamo far alzare l'elicottero con la stessa frequenza con cui facciamo passare le ambulanze. Quindi è veramente un grande problema, e peraltro la lunghezza dei lavori mi preoccupa veramente tanto, perché non parliamo di 6-7 mesi, quindi va bene, resistiamo, parliamo di un tempo molto lungo. Sì. E poi quando si fanno i lavori le lungaggini stanno dietro l'angolo. Quindi sì, sono molto preoccupata, spero in questo corridoio, nell'interesse dei cittadini ci stiamo ragionando insieme anche con i sindaci. Il lavoro con i sindaci è molto importante per questa azienda, io rappresento anche Federsanità ANCI, sono nel direttivo nazionale, e quindi penso che sia importante capire la logica, ci credo molto nella logica di integrazione col mondo dei sindaci. Due italiani di origine calabrese identificati come presunti affiliati alla 'ndrangheta sono stati arrestati in un porto a 250 km dalla capitale del Paraguay, ad Asunción. In seguito sono stati anche entrambi espulsi, lo hanno annunciato le autorità di sicurezza, le paraguayane. Ci spostiamo invece adesso a Catanzaro, corruzione nelle aule di giustizia. Petrini promise di intervenire. Le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la condanna per il giudice. Guardiamo. L'allora presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini, aveva assunto il preciso impegno di ingerirsi nel processo pendente innanzi al collegio giudicante per aggiustarlo dietro pagamento o promessa di pagamento. È uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la pena di 4 anni e 4 mesi per l'ex giudice, difeso dall'avvocato Francesco Calderaro, di 3 anni e 2 mesi nei confronti del medico faccendiere e collettore di proposte corruttive Emilio Santoro, detto Mario, difeso dall'avvocato Michele Gigliotti, e la conferma della sentenza a 1 anno e 8 mesi nei confronti dell'avvocato Francesco Saraco, difeso dagli avvocati Giuseppe Della Monica e Nico D'Ascola.
Al centro della vicenda c'è il presunto interessamento del giudice per il procedimento Itaca Free Bot, che vedeva tra gli imputati Antonio Saraco, padre dell'avvocato Francesco Saraco. Il fatto che Petrini, è scritto nelle motivazioni della sentenza, non sia poi materialmente intervenuto nella vicenda, non ne consente la derubricazione da corruzione in atti giudiziari a traffico di influenze illecite. Ebbene, a tale riguardo, rilevare, è scritto nella sentenza, che l'imputato Francesco Saraco, per il tramite di Emilio Santoro, che avrebbe fatto da intermediario, aveva promesso e anche di fatto elargito somme di denaro a Petrini, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Per i giudici campani non ci sono dubbi, l'accordo corruttivo si è concluso, avendo Petrini accettato la promessa e ricevuto anche parte del denaro in cambio del compimento di un atto contrario al suo ufficio. Sul ruolo di Francesco Saraco, la Corte Salernitana ha sostenuto che non si nega che Francesco Saraco abbia preso parte all'accordo corruttivo per evitare il carcere al genitore Antonio Saraco, ma va al contempo evidenziato come lo stesso Saraco spingesse per l'assoluzione del genitore nel merito del processo, anche perché in tal modo sarebbe venuto meno il sequestro e la confisca dei beni. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha assolto i 4 imputati implicati nel processo denominato Metaurus. L'inchiesta della Procura antimafia ipotizzava l'infiltrazione mafiosa del termovalorizzatore di Gioia Tauro. I giudici reggini hanno così rigettato il ricorso presentato dal PM nei confronti di Gioacchino Piromalli, Giuseppe Pisano, Domenico Pisano e Paolo Pisano. La Corte d'Appello ha riformato così la sentenza del Tribunale di Palmi, con la quale i 4 imputati erano stati condannati a 4 anni di carcere proprio per intestazione fittizia semplice e non aggravata dalle modalità mafiose. Già in primo grado erano cadute anche le accuse di associazione mafiosa nei confronti di Piromalli e dei 3 di Pisano. Il GUP di Vibo Valentia, parliamo di Barbara Borrelli, ha disposto il rinvio a giudizio all'imprenditore catanese Silvio Pellegrino, rappresentante legale di Eurocoop, dalla dirigente del comune Adriana Teti e di anche Claudio Decembrini. All'epoca dei fatti, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, i 3 sono stati accusati di frode nelle pubbliche forniture e truffa in concorso nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità per quanto riguarda la raccolta rifiuti coordinata dalla procura guidata dal Camillo Falvio. Al centro dell'inchiesta c'è appunto l'Eurocoop, la ditta che ha gestito la raccolta dei rifiuti tra il 2008 e il 2014 nel territorio comunale di Vibo. Ne avevamo parlato giorno fa al nostro TG News, la giovane madre di Roccella Ionica che rivendica il diritto di stare con sua figlia. Bene, il suo appello è stato accolto, il suo grido di dolore è stato supportato dall'affetto della sua comunità e anche del garante dell'infanzia Antonio Marziale, che ha seguito da vicino la sua storia. Un servizio di Maria Teresa Criniti. Si è conclusa positivamente la storia di una madre GS di Roccella Ionica che rivendicava il diritto di stare accanto a sua figlia. Il suo grido di dolore, supportato dall'affetto della sua comunità e dal garante dell'infanzia Antonio Marziale, che ha seguito vicino la sua storia, si è concluso a lieto fine. Il suo appello è stato ascoltato e lo scorso 5 luglio la Camera di Consiglio Tribunale per i minorenni ha udito la minore per circa 3 ore. L'obiettivo dell'udienza era la proposizione di un eventuale piano di rientro in via sperimentale della stessa presso la casa materna. Grazie al lavoro sinergico delle parti, del curatore e degli assistenti sociali, la proposta presentata in udienza ha consentito al Tribunale di compiere un atto di fiducia verso la minore, non senza ovviamente i doverosi monitoraggi per il buon andamento del progetto. Lo scioglimento della riserva a firma del Presidente del Tribunale, il dottor D'Amico, e del giudice delegato Ramondino è avvenuta lo scorso 12 luglio. Oggi così la giovane madre, che non si è mai arresa, può tornare a sorridere e tiene a ribadire la fiducia nelle istituzioni coinvolte, nonché un'immensa gioia nella minore che forse nella prossima settimana farà rientro a casa, benché in via sperimentale.
L'avvocato Maria Stella Chiera, raggiunta al telefono, ha semplicemente voluto rimarcare che senza il lavoro sinergico orientato verso un'unica direzione nulla si sarebbe potuto ottenere. Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha dimostrato, attraverso giudici di grande levatura professionale e morale, dice l'avvocato, un'attenzione degna di nota della volontà dei minori, che hanno diritto ad essere sentiti quando si tratta di prendere decisioni che li riguardano. Attendiamo ora di conoscere il progetto strutturato con azioni, strumenti e obiettivi chiari e partecipi con i genitori per il buon esito della vicenda della minore. Si chiama così, un viaggio per la vita. Con questo slogan il maggiore della Guardia di Finanza Gasparino La Rosa in forza al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro proprio l'8 luglio è partito in bicicletta da Messina alla volta del Circolo Polare Artico nel Capo Nord. Attraverserà così 10 nazioni percorrendo quasi 6.000 km in un arco temporale molto ristretto. L'impresa è stata patrocinata dal Comando Generale della Guardia di Finanza e anche supportata dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Ricordiamo che Gasparino La Rosa ha perso la giovane moglie Maria poco più di un anno fa dopo un'entusiasmante lotta per sconfiggere il tumore. Cambiamo pagina, parliamo di un presidio rurale fondamentale anche in vista all'emergenza estiva che testimonia così la grande attenzione verso la Calabria e questo territorio da parte del governo. Lo ha detto Vandaferro, sottosegretario all'interno ad Acri, proprio per l'inaugurazione del presidio rurale dei Vigili del Fuoco che servirà alla protezione degli incendi boschivi del Parco Nazionale della Sila. Parliamo invece di Giovanni Benvenuto, giovane viticoltore e titolare anche delle cantine, Benvenuto di Francavilla Angitola, dove è stato nominato portavoce in Calabria dalla CNA Agroalimentare. L'incarico affidatomi da CNA mi riempie di orgoglio. Poter essere il portavoce regionale del comparto agroalimentare è appunto motivo di grande soddisfazione, ma mi dà anche un impegno, delle responsabilità che ho ben chiare e che ho intenzione di portare avanti e a successo con tutte le mie capacità. Vivo in un territorio, penso alla mia provincia appunto qui a Vibo Valentia, che è ricco di eccellenze agroalimentari. L'anduia, il pecorino del Poro, lo zibibbo, sono tantissime e spesso raccontano anche un territorio, quindi sono veicolo non solo per i diretti produttori ma anche per l'indotto collaterale, il turismo, l'aspetto paesaggistico. Quindi l'impegno da parte di CNA e mio, quindi portavoce del comparto agroalimentare, è quello di poter portare anche ai vertici regionali e nazionali quelli che sono i nostri problemi, le nostre esigenze, ma non per lamentarci, ma bensì per continuare a fare quello che stiamo ben facendo, cioè valorizzare sempre meglio il territorio e il prodotto agroalimentare. La Calabria è una terra meravigliosa. Nel corso dei secoli ha avuto influenze da diversi popoli, influenze che inevitabilmente hanno lasciato il segno e hanno creato quello che è il nostro attuale portafoglio di biodiversità. È una terra ricca dal punto di vista agroalimentare. Pensiamo al bergamotto, al cedro, al limone che abbiamo a Rocca Imperiale, ai formaggi della Sila, al pecorino del Poro, a quello crotonese, all'anduia. Abbiamo veramente un'enorme diversità di offerte nell'agroalimentare che spesso sono anche sinonimo o veicolo di territorio, di culture, di tradizioni, di costumi. È importante quindi valorizzarli e difenderli, perché a volte ci sono dei parametri anche legali a livello comunitario che potrebbero metterci un po' le corde. Quindi quello che cercheremo di fare con la mia esperienza diretta nel comparto vitivinicolo e la valorizzazione dello zibibbo e con quella dei miei colleghi nei vari comparti agroalimentari sarà quella di difendere, tutelare e raccontare l'agroalimentare calabrese, ricchezza importante da secoli e tra le altre cose credo una delle più fondamentali e importanti di questa terra insieme al turismo. Si è concluso il progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, chiamato Crescere in Calabria, un servizio di Maria Teresa Criniti. Presentati nel corso di una partecipata conferenza tenutasi a Siderno, i primi risultati conseguiti da Crescere in Calabria, progetto pluriennale appena concluso, selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo del Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, che si è attuato in 5 diversi territori calabresi. Un progetto sperimentale promosso da una vasta rete con capofila l'associazione Civitas Solis, costituita da 25 partner, tra cui enti del terzo settore,
istituti scolastici ed enti pubblici come il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, con gli uffici di servizio sociale per i minorenni della Calabria. Nel territorio della Locride coinvolti nell'attività l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi, l'Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa Ionica Mammola, il Liceo Artistico Istituto Olivetti Panetta e Licei Mazzini, l'Istituto Comprensivo Coluccio Filocomo. A presentare i dati nel corso della conferenza il coordinatore del progetto Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis, i dirigenti scolastici Giuliana Fiasche e Gaetano Pedullà, la presidente dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna Daniela Oliva, collegata in videoconferenza, Claudio Falbo del Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro, Giacomo Guglielmelli della Camera Minorile Mazzotta di Cosenza e Giuseppe Maria Garreffa, già direttrice dell'USM di Reggio Calabria. Nell'ambito dell'incontro è stato spiegato come la sperimentazione del progetto ha avuto al centro 5 azioni mirate a promuovere la motivazione ad apprendere degli allievi, in particolare quelli più fragili. Azioni specifiche sono state rivolte ai minori del circuito della giustizia minorile. Migliaia poi le ore di formazione erogate dal progetto che si è sviluppato nei territori della Locride, Alto Tirreno Cosentino, a Cosenza, Catanzaro e Cirò Marina. Numerosi poi i campi scuola residenziali realizzati, i viaggi studio formativi, gli eventi di utilità sociale promossi nei diversi contesti. Il direttore di Civitas Solis, Francesco Mollace, ha messo in risalto i dati emersi dai questionari di valutazione sottoposti ai ricercatori dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna ai giovani beneficiari. Abbiamo avviato questa sperimentazione sostenuta con i bambini nell'ambito del bando adolescenza e che ha coinvolto un'ampia rete di enti partner di diversi territori della regione, proprio per sperimentare un approccio innovativo nel campo del contrasto alla povertà educativa e per favorire il successo formativo delle ragazze e dei ragazzi residenti in Calabria. La sperimentazione di Crescere in Calabria si è realizzata nel corso di oltre 4 anni, coinvolgendo circa 1.300 giovani e oltre 160 fra educatori, insegnanti e operatori degli enti di terzo settore, con lo scopo di contrastare l'insuccesso formativo e favorire l'inclusione di minori caratterizzati da particolari fragilità. L'abbiamo realizzato in diversi territori della nostra regione, in 5 diversi territori, coinvolgendo oltre 1.300 ragazze e ragazzi. A Siderno si è svolto il secondo appuntamento della rassegna cinematografica Una, Nessuno, 100.000, al centro del dibattito Donne ed Omofobia. Guardiamo. Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica a Siderno, Una Nessuna 100.000, organizzata dal Centro Antiviolenza Angela Morabito insieme al Comune di Siderno. Abbiamo con noi l'assessore alla cultura. Un appuntamento questa sera importante perché, come gli altri d'altronde, però si parlerà di un qualcosa che preoccupa, quindi l'omofobia. Sì, è un argomento delicato questa sera. E sensibilizzare sull'aspetto della discriminazione dal punto di vista sessuale non è un argomento facile e non credo che siamo ancora veramente pronti a discutere con tanta facilità di questo aspetto, però è importante e bisogna avere coraggio, perché bisogna essere di supporto ai ragazzi, ai giovani che si trovano in grosse difficoltà, perché non esiste, la diversità fa paura, qualsiasi diversità fa paura, e invece dobbiamo far capire soprattutto ai giovani che la diversità è ricchezza, è un valore e va apprezzato e sostenuta. Ed è un timore che dobbiamo assolutamente superare, perché il timore di nominare la parola e di discutere rispetto alle questioni che sono legate alla dimensione di genere, alle discriminazioni, all'omobitransfobia, provoca sofferenza nelle persone che soffrono di discriminazioni. Quindi timore sì, ma essere un timore legato alla competenza, non dobbiamo avere timore invece di continuare a parlarne sia in maniera divulgativa sia attraverso ovviamente la ricerca e la formazione. Giovani e giovanissime generazioni sono molto attenti a questo tema, mostrano di comprenderlo.
e soprattutto lo vivono sulla loro pelle o attraverso l'esperienza e le biografie delle persone che sono a loro vicine, compagni di scuola, amici, compagni del calcetto, eccetera. Quindi sono assolutamente consapevoli che, come dicevo prima, è un tema che, se non affrontato correttamente, provoca sofferenza nelle persone e provoca discriminazioni. I giovani non sono persone che discriminano da nessun punto di vista. Quello che sto notando negli ultimi anni è che, soprattutto quando si parla di tematiche di genere e di tematiche legate all'omo-bitransfobia, sono estremamente sensibili e quindi sono estremamente ricettivi anche a accogliere e a portare avanti loro stessi questo tipo di discorsi. Il tema delle discriminazioni per orientamento sessuale, quindi omofobia, transfobia, bifobia, sono dei temi ovviamente che fanno parte della mission della nostra associazione. Durante l'anno cerchiamo, con diverse attività, con diversi progetti, con diverse azioni, di sensibilizzare la cittadinanza. In particolar modo poi la nostra associazione è, lo dico sempre, a vocazione dei più giovani, perché noi abbiamo tantissimi giovani che frequentano i nostri spazi, che si rivolgono alle nostre diciamo ai nostri servizi, in particolar modo nell'ultimo anno proprio con il centro antidiscriminazione, dove offriamo appunto consulenza psicologica, consulenza legale. Questo è un progetto finanziato dal Ministero, in particolar modo dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, anche comunemente chiamato come UNAR, e questo progetto ci ha permesso ovviamente durante l'anno di supportare e sostenere i percorsi appunto di lotta alle discriminazioni, ovviamente con molta attenzione ai più giovani. Il 22 avrete una manifestazione, il Pride, ecco, come vi state organizzando e quali sono gli obiettivi anche di quest'anno? Abbiamo deciso anche quest'anno, il 22 luglio appunto, di promuovere il Reggio Calabria Pride, quindi un Pride cittadino, ma che richiama, essendo l'unico della nostra regione, un po' l'attenzione non solo da parte della provincia ma proprio dalle altre città della Calabria. Gli obiettivi che ci poniamo sono quelli innanzitutto di mettere al centro sempre il tema della visibilità, che per noi è di fondamentale importanza, cioè farci vedere sul territorio e farci conoscere con una manifestazione che, con tutte le contraddizioni che può avere e che alcune volte ci contestano, però ha un impatto mediatico di un certo tipo. Quindi il Pride ha questo sicuramente come obiettivo, e l'altro obiettivo è quello di rivendicare l'affermazione dei diritti della nostra comunità. Quindi lo facciamo con il Pride e lo facciamo con tante altre manifestazioni durante l'anno. Noi ci accogliamo appunto delle donne vittime di violenza, e la violenza è trasversale, quindi riguarda anche le donne lesbiche, le donne transessuali, e ancora oggi parlare di questi aspetti, di queste realtà è motivo di tabù, si fa fatica a parlarne, come se il mondo LGBT+ fosse un mondo che viene affrontato, che afferisce solo ad una sfera sessuale, e viene non ci si rende conto, non viene non ci si sofferma su quello che è l'aspetto invece omoaffettivo. È importante parlare dell'omofobia, perché purtroppo la nostra società ne è permeata. Non c'è una donna tipo. La violenza, come dicevo appunto, essendo trasversale, riguarda tutte le classi sociali. Noi si rivolgono donne professioniste, donne in carriera, mogli, fidanzate, compagne di altrettanti professionisti. Parliamo di un grande boom di turisti nella vallata Stilaro, la cascata di Bivongi, meta preferita. Guardiamo un servizio di Ugo Franco. Siamo ormai in piena estate, la vallata dello Stilaro con Bivongi, Pazzane e Stilo è meta di moltissimi turisti. Bivongi in questo periodo è meta
di tanti escursionisti anche che giungono per visitare il fiume, addentrarsi nel fiume, nel bellissimo fiume, e per vedere anche la cascata del Mar Marico. Questa volta c'è l'associazione Terre Bruniane che ha deciso di giungere nella vallata Stilaro con obiettivo preciso quella della cascata del Mar Marico. Ricordiamo cascata del Mar Marico che è una grande attrattiva visto che è la prima del meridione d'Italia con i suoi 120 metri di altezza. Dove la roccia rassomiglia al marmo, nel dirupo denominato Schioppo del Mar Marico, nel cuore del Parco delle Serre, ai piedi della montagna di Ferdinandea si presenta maestosa e spumeggiante la cascata di Bivongi. È il Mar Marico che dopo un salto di 120 metri si tuffa nel laghetto sottostante. A dar vita alla cascata, la più alta del meridione d'Italia, sono le confluenze dei fiumi Acciarello e Ruggero che spingono con forza per superare lo stretto passaggio e saltare nella roccia granitica e dare origine alla fiumara Stilaro che dopo un percorso di circa 30 km si getta nel mare Ionio di Monasterace. Cascata, nota a pochi già negli anni 1940 e ai contadini che coltivavano le terre in quella zona e chiamavano appunto la cascata lo schioppo del Mar Marico. La notorietà giunse alla fine degli anni 1980 quando la guida turistica della provincia di Reggio Calabria tra la Spromonte e il mare, edita dalla Ruffa, pubblicò la prima foto della cascata e suscitò la meraviglia di tutti per la sua maestosità e la bellezza in cui è incastonata. Salve a tutti, mi presento, sono Giulia Scordo, la presidente dell'associazione Terre Bruniane. L'associazione si occupa principalmente di educazione ambientale e di attività di promozione del territorio. Tutti questi obiettivi raggiungiamo attraverso eventi che svolgiamo all'aperto, quali ad esempio escursioni o passeggiate. Il prossimo evento che proporremo si svolgerà domenica 16 luglio. Durante questo evento visiteremo le cascate del Mar Marico, le cascate più alte dell'Appennino meridionale, e successivamente visiteremo i borghi di Bivongi e Stilo per immergerci nella cultura bizantina. Infatti visiteremo rispettivamente il Museo Ortodosso di Bivongi e la Cattolica di Stilo. Vi aspettiamo e vi consigliamo di visitare le nostre pagine social sia Facebook che Instagram digitando Associazione Terre Bruniane. Ricordiamo non solo natura ma anche la Cattolica di Stilo, il Monastero di San Giovanni Teristis, l'eremo di Montestella di Pazzano, nonché il bellissimo centro storico sempre di Stilo, Pazzano e Bivongi. E adesso ci fermiamo un pochino, non cambiate canale, vi aspetto. Oggi 15 luglio c'è stato il taglio del nastro del museo multimediale immersivo di Roccella Ionica. Guardiamo. Sindaco Zito, oggi un giorno memorabile. 15 anni fa ci ricordiamo com'era questa location. A distanza di 15 anni noi ritroviamo un museo immersivo multimediale, concretizzato, aperto, con la biglietteria, pronto. Sì, pronto a ricevere tra stasera e domani ovviamente le visite gratuite e poi da martedì invece le visite a pagamento. Sostanzialmente abbiamo adempiuto a quella che era la missione originaria, cioè di lavorare prima sul contenitore e poi sul contenuto. Finalmente il castello ha un contenuto stabile che i visitatori potranno ammirare. In questi anni difficili la Ionica Multiservizi e l'ingegnere Caruccio hanno garantito a questo complesso così importante per Roccella sia una manutenzione ordinaria importantissima, ma anche bisogna dire una valorizzazione attraverso una serie di iniziative spot molto interessanti. E da oggi invece c'è proprio un contenuto stabile che vedrete, un contenuto di straordinaria bellezza e straordinariamente interessante, quindi credo sarà uno degli attrattori turistici più importanti della zona e credo di tutta la Calabria. Il Museo Multimediale Immersivo dà la possibilità di una piena fruibilità di un complesso monumentale. Noi non dobbiamo dimenticare e non lo abbiamo dimenticato né in fase di progettazione né in fase di realizzazione di questo
importante, di questo importante intervento, non dobbiamo dimenticare che non siamo in delle sale qualunque, ma siamo in un complesso che ha avuto anche un'operazione di restauro molto importante. Quindi noi in primo luogo dobbiamo rispettare il luogo, ma oggi si apre una fase nuova, perché si apre la possibilità di una fruizione piena, di una restituzione alla pubblica fruizione nelle forme di contenuti che ovviamente, in considerazione del fatto che non vi sono delle collezioni permanenti, gli arredi stabili che erano propri del palazzo, viene reso attraverso le nuove tecnologie. Abbiamo fatto 9 interventi e quelli programmati, solamente che la lievitazione dei costi negli anni, parliamo che siamo partiti nell'anno 2000, quindi oggi siamo nel 2023, dopo 23 anni di recupero è logico che qualcosa rimane indietro, anche perché ci voglia un altro piccolo e ulteriore finanziamento per completare al 100% il castello, ovvero il finanziamento necessario a recuperare l'ala nord-est, che sarà un finanziamento, dovrebbe essere di circa un 4 milioni di euro, e con questo si completerà completamente il bene monumentale Palazzo Carafa. È un territorio dove il turismo la fa da padrone, un territorio estremamente curato, un territorio che è una ricchezza per tutta la Locride, è un territorio che oggi aggiunge un'ulteriore offerta turistica a tutti i pacchetti che già ha in atto. Pensiamo per esempio al Festival del Jazz, che è di grandissima attrattiva, e quindi noi non possiamo far altro che essere felici di quest'ulteriore offerta attrattiva che si aggiunge, alla quale sono sicura se ne aggiungeranno anche altre. Ci troviamo nel museo multimediale immersivo di Roccella Ionica, siamo nel cuore, incontriamo la professoressa Anna Villari che è dell'Università Unilettuno di Roma, che ha curato una parte dei contenuti tramite Civita. Ecco, allora lei quest'oggi ci descriverà che cosa vediamo, che cosa vedremo e qual è il cuore del Museo Multimediale Immersivo di Roccella. Sì, il Museo Multimediale Immersivo è un museo di narrazione, vale a dire un museo che non espone una collezione di oggetti, ma racconta delle storie, storie di luoghi, storie di Roccella naturalmente, storie di persone, dall'antichità al Novecento fino ad oggi. Quindi si seguono attraverso una serie di tecnologie più tradizionali o immersive le traiettorie, le vicende, gli snodi culturali, sociali, economici che hanno caratterizzato questa terra. È un tipo di museo contemporaneo che si rivolge a un pubblico molto ampio, che si rivolge soprattutto ai più giovani, perché la sfida oggi dei musei è condividere conoscenze e coinvolgere nella creazione di una memoria appunto condivisa un pubblico il più ampio possibile. Professoressa, allora, alle nostre spalle un treno, un vagone d'altri tempi. In questo vagone, attraverso i racconti di testimoni, di abitanti di Roccella e di giovani anche attori, si narra l'esperienza, la lunga esperienza delle partenze da Roccella, come da tutta Italia, da tutto il meridione si è partiti in passato nei fenomeni della emigrazione, ma ci sono anche altri tipi di partenze, le partenze per studio, per lavoro, e i ritorni dei giovani che tornano a casa per incontrare le famiglie o magari per costruire un futuro diverso. Quindi sono delle narrazioni che sono state immaginate in questo vagone storico, che ha anche rappresentato il treno, un mezzo di comunicazione tra Roccella e i centri vicini, e le memorie appunto sono memorie reali che coprono una vasta gamma di esperienze. È un pianoforte stilizzato in questo ambiente, ma anche virtuale. Sì, non può mancare la musica a Roccella, che ha questa meravigliosa tradizione del Festival Jazz, e quindi lo si vuole ricordare per esempio qui in questo pianoforte, dove il visitatore può cimentarsi con una esecuzione di base o di livello più complesso, sentendo in cuffia una melodia e attraverso un tutorial provando a suonarla. Ma il Festival di Roccella è un elemento molto importante, viene ricordato e anzi conservato anche nell'archivio digitale che si trova al piano inferiore
inferiore, che è un archivio in via di implementazione che mantiene documenti, locandine, poster e in futuro magari musiche legate a questa importantissima attività culturale che è tipica di Roccella e che è di livello internazionale. Il tavolo ci dà la possibilità di innanzitutto apprendere delle conoscenze, in questo caso siamo a Reggio Calabria nel Museo Archeologico davanti ai bronzi di Riace, ma soprattutto ci dà la possibilità di approfondire attraverso delle domande, quindi noi interroghiamo, o meglio in questo caso il tavolo ci interroga con delle domande a cui noi possiamo rispondere mentalmente per poi verificare la risposta. Tutti i contenuti che qui vediamo, anche brevi, semplificati per un pubblico anche di scolaresche, sono veramente un distillato di conoscenze con sempre foto, immagini di repertorio. Continuiamo la visita multimediale, immersiva, fra poco ci immergeremo in diverse realtà, ma partiamo da questo straordinario albero genealogico con i quadri interattivi. Vogliamo raccontare, è impressionante. Questo è un albero semplificato della famiglia Carafa, che ovviamente è la famiglia importantissima, famiglia di origine napoletana, principi di Roccella Ionica e signori di questo luogo in cui ci troviamo, quindi la narrazione non poteva non essere dedicata anche in gran parte alla famiglia Carafa e ai protagonisti, ai membri principali di questa famiglia. Siamo in una vera e propria realtà immersiva. Siamo nell'assedio, il terribile assedio che funestò Roccella nel 1555. Per molti mesi Roccella venne assediata in uno dei tanti frequenti attacchi pirateschi. In questo caso il terribile Dragut mandò una flotta verso Roccella, che si difese strenuamente. La caratteristica di questa esperienza, che sentite narrativa e visiva, è quella di proiettare il visitatore in una giornata dall'alba al tramonto dell'assedio. Siamo all'interno di uno scambio appunto impossibile in realtà, ma tutto il contenuto di quello che ci viene raccontato è storico. Siamo nel cuore della famiglia Carafa, abbiamo vari rappresentanti della famiglia: Fabrizio, Carlo Maria, Ippolita Cantelmo Stuart, il Papa. La famiglia Carafa ha dato anche origine a un Papa, Innocenzo XII, e noi immaginiamo che questi rappresentanti di epoche diverse, con caratteristiche diverse, si parlino tra di loro, e parlando tra di loro in realtà ci stanno raccontando qual è stata la vicenda anche della famiglia, i tanti titoli acquisiti, le relazioni diplomatiche, anche l'ambizione di creare nel dominio dei principi una vita culturale, letteraria, attraverso la figura straordinaria della poetessa e arcade Ippolita Cantelmo Stuart. Quindi sentiamo le loro parole e ascoltiamo i loro racconti. Presso la Biblioteca Comunale di Caulonia Marina si è tenuta la grande e aspettata conferenza stampa di presentazione del Caulonia Tarantella Festival 2023. Guardiamo. Caulonia Tarantella Festival giunge alla 25esima edizione e si svolgerà dal 23 al 26 di agosto. Stamane conferenza stampa di questo evento, giunto appunto alla 25esima edizione, e che il tema di quest'anno è appunto il Pride, e si chiamerà infatti Caulonia Tarantella Pride. Abbiamo ascoltato l'assessore al comune di Caulonia, Antonella Ierace. Ritorna alla grande con questa 25esima edizione, ricca di grandissimi contenuti, non solo canori musicali ma soprattutto anche di cultura. Noi come amministrazione, insediatoci lo scorso anno, abbiamo deciso di dare veramente un fortissimo taglio culturale alla manifestazione, già partendo lo scorso anno parlando di un tema molto importante, che era quello della pace, proprio in virtù di quello che era successo in Ucraina, quindi con lo scoppio della guerra, e abbiamo continuato a portare avanti un messaggio culturale anche quest'anno molto importante, quello Pride, quindi tutela dei diritti, ed è questo che animerà tutti gli approfondimenti anche culturali della manifestazione, proprio perché siamo convinti che la cultura possa, attraverso la musica, si possono trasferire importanti messaggi culturali. E questo è lo scopo del festival, anche perché si svolge all'interno di Piazza Mese, straordinaria, dico Piazza Mese perché è veramente un palcoscenico a cielo aperto che ospiterà la manifestazione dal 23 al 26 di agosto, partendo con i
consueti ormai corsi pomeridiani di ballo e di strumenti musicali, e continuando appunto con questi approfondimenti culturali che vedrà ospiti di tutto rispetto, che ora sveleremo grazie alla presenza appunto del direttore artistico Massimo Bonelli. Un Colone Tarantella Festival con grandi nomi, annunciamo solo qualcuno: quello di apertura Max Gazzè e Calabria Orchestra, il 25 il Modena City Ramblers, Antonio Castignani e tanti altri nomi che vedono una direzione artistica nuovamente affidata a Massimo Bonelli. Massimo Bonelli, lo ricordiamo, direttore artistico anche del Primo Maggio, in una co-direzione con Mimmo Cavallaro, che presenta una novità di quest'anno, che è appunto la sigla dedicata al 25esimo anniversario. È un ballo che viene da lontano, ma che probabilmente racconta ancora tanto della società attuale e rappresenta questa terra, e quindi forse la 25esima edizione è il momento giusto per fare una riflessione non soltanto della festa, perché la festa c'è sempre stata, è stata sempre una bellissima festa quella del Canone Festival, però c'è anche un tema di approfondimento quest'anno su cosa è la tarantella oggi, su cosa può essere e rappresentare in futuro questo ballo nella sua capacità e potere, diciamo, di emozionare le persone e renderle libere in una piazza mentre ballano. Non si abbandonano i corsi pomeridiani, che non vanno sottovalutati per portare avanti questa tradizione. No, assolutamente, io penso che le attività meridiane, quelle didattiche, sono l'anima di questo festival, perché è proprio da lì che si promuove e si diffonde la cultura popolare, quello di tramandare in futuro l'attività proprio musicale, didattica per i ragazzi. Senti, un'ultimissima cosa e ti lascio alla conferenza stampa: i corsi pomeridiani, l'iscrizione come viene? No, avviene tramite online. Tutti i ragazzi, chi vuole ancora può fare iscrivere. Certamente, basta andare sul sito del festival e troverà tutto quello che serve per iscrivere. Un'edizione questa che si è ottenuta soprattutto grazie ai finanziamenti, agli aiuti, al supporto della città metropolitana e della regione Calabria, presenti per in questo caso in conferenza stampa il consigliere regionale Salvatore Cirillo e il sindaco della città metropolitana Carmelo Versace. Sì, la regione c'è, come lo scorso anno appena insediati non c'erano dei bandi di livello, abbiamo contribuito con l'ufficio di presidenza solo con un piccolo contributo di 3.000 euro. Quest'anno, grazie anche alla vicepresidente Giusi Princi e tramite il bando Grandi Eventi, Caulogna c'è e la regione c'è. Caulogna prende un finanziamento di 100.000 euro, solo 10 comuni in tutta la regione. Questo vuol dire l'interesse della regione Calabria per questo festival, per questo territorio e per questo comune importantissimo. E il Caulonia Taranta Festival è diventato patrimonio nel tempo, ecco perché mi piace sorridere su questa cosa, di tutta la Calabria, di tutto il sud Italia, non è più un evento solo di Caulonia. E oggi il fatto di aver voluto alzare ancora di più l'asticella, e ringrazio l'assessore a Ramo, ringrazio il sindaco, tutta l'amministrazione, maggioranza e minoranza, che si sono uniti in un progetto affinché oggi si possa provare a raccontare un territorio, come diceva lei, in maniera diversa. E questo è uno dei modi. Noi come istituzioni l'abbiamo voluto non soltanto finanziare questo evento, rifinanziare, ma abbiamo voluto collaborare insieme a quelle che sono state le indicazioni dell'amministrazione, proprio per cercare di mettere un cartellone non soltanto che abbia una valenza nazionale, ma che possa raccontare meglio un territorio che spesso purtroppo viene raccontato per fatti, diciamo, poco interessanti a chi invece ci guarda sempre di più, fortunatamente con un occhio diverso. E quindi la mia presenza oggi non vuole essere che un'ulteriore attestazione di stima per Caulonia, ma non solo, per il territorio della Locride, come diceva lei, proprio perché le istituzioni tutte ci devono essere e devono fare rete. Sono 36 gli studenti del Mazzini di Locri che hanno concluso i loro percorsi di studi, con 112 le lodi. L'istituto si riconferma ancora una volta una delle eccellenze del territorio. Un servizio di Maria Antonietta Reale. Con la conclusione degli esami di Stato è tempo di tirare le somme dell'anno scolastico appena trascorso. Il bilancio risulta più che positivo per i licei Mazzini di Locri, la scuola più grande del territorio, che continua a crescere in maniera esponenziale, ma che mantiene i suoi standard di qualità sia nella sede di Locri che in quella di Siderno. Sono ben 36 infatti gli studenti che hanno chiuso il loro ciclo di istruzione superiore raggiungendo il punteggio massimo, e 12 di questi sono anche stati premiati con la tanto ambita lode.
Grande soddisfazione del dirigente Francesco Sacco, dello staff di presidenza e del nutrito gruppo di insegnanti, che lavorano costantemente per mantenere alto il livello dell'offerta formativa dell'istituto, sia attraverso i 3 indirizzi di taglio moderno e attuale, che con la promozione di iniziative culturali che spaziano dalla legalità all'inclusione ai diritti umani e che contribuiscono ad affermare il Mazzini come una delle eccellenze del comprensorio. Grande appuntamento ad Marina di Gioiosa Ionica proprio domani, 16 luglio, con la Notte Bianca dei Giganti, un evento molto sentito dalla comunità locale. Guardiamo. Una notte bianca e dei giganti. In onore del centenario della Madonna del Carmelo, il neocomitato Ripartiamo da 100 ha programmato un mese di iniziative, da domenica 16 luglio alla terza domenica di agosto, giornata dei tradizionali festeggiamenti civili e religiosi dedicati alla Madonna del Carmine, la Stella del Mare. Intanto, 8 coppie di giganti provenienti da tutte le province saranno protagonisti, domenica 16 luglio, di una sfilata che inizierà alle 19.30 da Piazza Zaleuco. Le arterie principali di Marina di Gioiosa Ionica, Corso Carlo Maria, via Montezemolo, saranno una fiera a cielo aperto per ospitare esibizioni musicali, di danza e di sport, con uno spazio dedicato alla moda e alle acconciature. Non mancherà la gastronomia, per concludere la granita. E poi postazioni varie accontenteranno gli appassionati di auto, ammirando anche Harley, Vespa, di animazione, giochi di magia, oppure i go-kart, le macchine elettriche, i gonfiabili, i giochi di fuoco e il red carpet. L'iniziativa nasce dalla sinergia di comitato, amministrazione comunale e parrocchia. E adesso vi darò un piccolo appuntamento. La consulta delle associazioni di Vivongi nel corso di un incontro sportivo consegnerà lunedì 17 una targa a Jacopo Sicomonetti, il campione italiano calcio under 18. E insieme adesso andiamo a guardare i titoli dei giornali. Il Serie D, il Locri, depositata la richiesta di iscrizione. Ancora Ndrangheta, politica e imprenditoria, 35 condanne e 12 assoluzioni a Catanzaro, tutti i nomi. Ancora la Ione Tirreno chiuderà per quasi 2 anni, stabilite le date dei lavori di manutenzione. Ieri lo ha annunciato ai nostri microfoni il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Ancora Ponte sullo Stretto, primo incontro Occhiuto-Ciucci a Reggio Calabria. E poi ancora cantine aperte per l'oncologia di Locri, la presenza anche del governatore insieme al direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria Di Furio, il sindaco di Locri, il professore Federico, il presidente dell'assemblea dei sindaci della Locride e vedete l'ex senatore dei 5 Stelle Audino. Lasciamo il nostro portale, andiamo direttamente sui giornali, sui quotidiani, partiamo da Gazzetta del Sud, l'edizione di oggi, eccola qui in primo piano. Lavori in 2 gallerie, questo è il tema che ormai campeggia su tutti i giornali da ieri, dall'annuncio. Locride isolata, l'annuncio della storia regionale calabrese, si torna indietro di 30 anni. La sala di Ione Tirreno sarà chiusa per 20 mesi dal prossimo dicembre. E poi lo scoglio giustizia, riforma Nordio, vedete le toghe e la mafia centrodestra in ordine sparso. Andiamo sui Reggio, poi la fotonotizia, i pericolosi roghi di immondizia, è un problema serio, a mortare, ennesima notte d'inferno e diossina. Andiamo sugli occhielli in alto, Calabria, i medici di base sempre di meno. In 2 anni meno 37%, un fenomeno veramente preoccupante. E poi Reggio, Ponte sullo Stretto, primo incontro Ciucci Occhiuto, vedete questo faccia a faccia a Palazzo Campanella. E poi anche Giulia Tavola, processo Metauros, inceneritore, le infiltrazioni mafiose, Gioacchino Piromalli e i fratelli Pisano assolti dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Andiamo laterale in colonna, sempre degli occhielli, Reggio, psichiatria, una doccia gelata, meno posti letto per l'ASP 5, ancora Reggio, famiglia aggredita e derubata in casa, al via il giudizio. Sequestrato il telefonino di La Russa Junior,
ma non la SIM intestata al Presidente del Senato. I PM sperano in una svolta nell'indagine per stupro. Annunciati flash mob dalla sinistra e cresce la tensione. A Bagnara conferimento rifiuti, piano di rientro 110.000 euro l'anno. Ancora San Lorenzo Marina, un paese assediato da discariche a cielo aperto. E poi due piccole fotini, due fotonotizie, aeroporti, sabato nero per chi è in viaggio, scioperi nei trasporti, intanto scintille Salvini, sindacati. Pure più tutele per i precari, il contratto della scuola aumentano fino a 190 euro, riguarda 1,2 milioni di dipendenti. Putin è il mistero, Prigozhin, vedete, qualche verità e troppe fake. I mercenari della Wagner ancora alla ribalta, ancora ci sono dei problemi anche abbastanza seri. Vedete la foto in mutande di Prigozhin, il capo della Wagner in Bielorussia, questo è un interrogativo. Mamma strangola il figlio di un anno. Impiegata 45enne a Voghera agli arresti in psichiatria. Depressione postpartum, sola in casa col piccolo, il marito era andato al lavoro. E poi su Wimbledon, vedete, Sinner esce di scena, domani la finale con Djokovic e Alcaraz. Lasciamo il primo piano di Gazzetta del Sud e andiamo direttamente a Calabria, al quotidiano della Calabria. Comuni si stanno adeguando, ma molti non hanno personale. La depurazione, l'ordinanza di Occhiuto, scadeva ieri il termine assegnato ai sindaci per cominciare il piano di interventi. Il punto con il dirigente regionale del settore ambiente, Salvatore Siviglia. Vedete la fotonotizia, i manifesti per il killer di Lea, inopportuni. Il sindaco di Petilia ammette l'errore, Occhiuto, un'indecenza. Simone Saporito, sindaco di Petilia, Policastro. Catanzaro, 38 condanne per l'inchiesta, basso profilo, assolti politici, brutto. E poi il sistema idrico, confronto tra Arrica e le associazioni consumatori, regole certe. In arrivo una nuova ondata di caldo in Calabria, un weekend da Bollino Rosso a Reggio Calabria. Adesso andiamo a guardare insieme il meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. È stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, il TG News finisce qui, alla prossima da Raffaella. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato presso gli uffici del Consiglio regionale a Reggio Calabria l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. La Ionio Tirreno chiuderà per quasi 2 anni a partire da gennaio 2024 a causa di importanti interventi di sicurezza. Sono state stabilite le date dei lavori di manutenzione. Catanzaro, corruzione nelle aule di giustizia, Petrini promise di intervenire, le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la condanna per il giudice.
La giovane madre di Roccella Ionica, che rivendica il diritto di stare con sua figlia, il suo appello è stato accolto e stato supportato dal garante Antonio Marziale, che ha seguito da vicino la sua storia. Si è concluso a Siderno il progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile Crescere in Calabria. Presso la Biblioteca Comunale di Caulonia Marina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Caulonia Tarantella Festival 2023.